Cari amici, è stata una settimana davvero produttiva, quella appena trascorsa all'interno della nostra scuola, nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Nel servizio vediamo come stiamo gestendo la situazione. La scuola Sacra Famiglia ha 19 classi, 12 sono in presenza, mentre 7 sono a casa. Possiamo osservare le diverse modalità con le quali gli insegnanti continuano a fare lezione in modalità mista. Alla scuola primaria ci sono delle classi in cui la maestra fa lezione da casa e in aula con i bambini ci sono gli educatori. Alla secondaria invece alcune classi sono a casa secondo le direttive, mentre i professori lavorano da scuola. Ciò che è certo è che grazie a un piano di lavoro ben strutturato stiamo riuscendo a mantenere i contatti con i nostri studenti anche in questa complicata situazione. Ok, so Dickens had to work in a factory at 12 because Marco? 3, 2, 1, via! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, bravissimi, recupero, molto bene. Vediamo ora cosa stanno facendo gli studenti che a scuola ci sono. Alla secondaria sono giorni intensi, per motivi diversi la quarantena prima, il lockdown, ora gli alunni di terza avviati ad attivare il progetto orientamento non sono ancora riusciti a sviluppare i test attitudinali che la dottoressa Armati aveva in programma di somministrare a ciascun alunno. Per non modificare la scientificità dei test, la scuola ha deciso di proporre la somministrazione attraverso un'attività laboratoriale che è consentita in presenza anche del nuovo DPCM. In queste immagini possiamo osservare gli studenti al lavoro. Ora vediamo cosa hanno combinato gli alunni della terza B della primaria. In occasione del compleanno della loro maestra Cati, gli studenti di terza B hanno deciso di prepararle una bella sorpresa. Lo hanno fatto organizzandosi in completa autonomia e lunedì hanno addobbato la classe con cartelloni e festoni fatti da loro. Hanno addirittura inventato per l'insegnante una bellissima canzone che un compagno ha anche suonato con la chitarra. Gli studenti hanno lavorato insieme e si sono organizzati autonomamente. Proprio per questo motivo gli insegnanti hanno deciso di assegnare all'intera classe un punto nella skills lavoro di squadra. Che dire, un punto decisamente meritato. Concludiamo il nostro TG con le proposte esperienziali vissute dai piccolissimi del Grindido, sia all'interno che negli spazi esterni. Dopo il delicato periodo dell'ambientamento, al Grindido ha preso il via il progetto educativo che ha alla base l'educazione in natura. La natura è una grande maestra di vita e fornisce gli strumenti necessari per acquisire consapevolezza del sé, del proprio corpo, dei propri limiti, rendendo i bambini e le bambine sempre più autonomi dal punto di vista cognitivo, motorio, espressivo ed affettivo. L'ambiente naturale è un ambiente di vita e di apprendimento, una fonte di scoperta, esplorazione continua, un atelier a cielo aperto dove sviluppare esperienze del sé e del mondo. Una fondamentale intenzionalità del progetto è anche quello di creare continuità tra outdoor e indoor e viceversa,
creando occasioni ricche e stimolanti, capaci di tessere legami tra ciò che i bambini vivono a contatto con la natura e quelle che vivono dentro al nido, attraverso esperienze sensoriali che hanno lo scopo di stimolare l'attività cognitiva coinvolgendo e utilizzando i cinque sensi. I bambini guardano, ascoltano, toccano, assaggiano, odorano e più fanno esperienze sensoriali, più assimilano, imparano, associano e sviluppano nuove abilità. Così, essendo stimolati ad elaborare e trasformare le sensazioni in informazioni, migliorano considerevolmente sia le proprie capacità cognitive che comunicative ed emotive. Le attività e i giochi sensoriali vengono costruiti e proposti in relazione alla fascia d'età, ponendo l'attenzione ai loro interessi e alle aree di sviluppo prossimale, fondamentali nel sostenere i bambini a fare il salto verso nuove conquiste competenti a partire già da quelle consolidate. Un progetto educativo che accompagnerà le esperienze che i bambini vivranno, rendendole significative e favorendo apprendimenti autentici, quelli che non si dimenticano mai. In chiusura vi ricordiamo l'appuntamento di domani con l'Open Day, che si svolgerà in modalità online con le famiglie che si sono iscritte sul nostro sito internet. Abbiamo preparato un modo nuovo per farvi visitare la nostra scuola. Non mancate. Da Andrea e Anna è tutto. Alla prossima settimana!